Io e il mio fidanzato ci siamo conosciuti nel lontano luglio 2020 a un bar e mi ha offerto un drink. Da lì basta. Non abbiamo mai più smesso di parlarci, non ci siamo mai lasciati, non abbiamo mai fatto tira e molla. Sempre stata una relazione in crescita, quindi sono molto contenta. Appuntamento perfetto. Parchetto, scivoli, altalene, picnic, primavera, sole, caldo, ragazzo gentile. Sì, questo è il mio appuntamento ideale. Lavoro dei miei sogni ora. Penso, a me piace un sacco il criminologia, la medicina, queste cose qui. Allo stesso tempo mi piace il mondo dello spettacolo, quindi uno dei due. Invece quando ero piccolina sognavo di fare la stilista, proprio da sempre. Situazione sentimentale, ragazzi, non era nei propositi del 2023, sta continuando alla stessa maniera, non ho interessi verso alcun tipo di forma umana, essere vivo, non... Lavoro dei tuoi sogni. Allora, questa è una domanda che mi piace molto perché è sempre stata uguale la mia risposta in tutti gli anni. Io vorrei fare la brand manager o comunque social media manager di un'azienda di alta moda oppure di una casa automobilistica. Questo è proprio il mio goal della vita. Apre una classifica. Terzo posto, sushi. Sushi mi piace tanto, 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 tanto. Però... il secondo posto se lo conquistano, diciamo, le patatine con cheddar e bacon del McDonald's. So che fanno male, però sono proprio buone. Io me ne mangerei a quantità industriali, ve lo giuro. Poi primo posto la pizza, perché cioè, raga, ovviamente sono italiana, la pizza mi piace tantissimo. Lavoro dei miei sogni. Allora, a me piace tantissimo condurre, penso si noti da quel che sto facendo. Però se dovessi scegliere un obiettivo massimo a cui vorrei arrivare, sarebbe quello di condurre Sanremo. Cioè quella è proprio la mia massima aspirazione del momento. Ce l'ho circa da un annetto, solo che l'ho sempre tenuto nel cassetto per scaramanzia. Poi ho detto vabbè, magari se lo dico le persone possono iniziare a lavorare, ad aiutarmi per raggiungere questo obiettivo, e quindi ora sto lavorando e penso che fare radio così come fare edizione siano dei piccoli passetti per arrivare a quello che è il mio sogno. Quando ero alle superiori, primo giorno di prima superiore, e mi ricordo che c'era il pavimento scivoloso e sono caduta davanti a tutti, proprio di culo così. Appuntamento perfetto. Allora, io direi cena e poi casa, divano, Netflix. Una cena anche in un bel ristorante e poi però a casa. La più epica, non lo so. Mi ricordo che quando ero in terza media e tipo io arrivavo da sopra, c'era poi tutto lo... No, non in terza media, quando ero più piccola, prima media, seconda. C'era tutte le scalinate che andavano giù per poi andare a scuola. E in quelle scalinate si metteva sempre il gruppetto di terzi, quello fighetto, capito? Io ero in primina, tutta così. E raga, giuro, mio papà mi accompagnava con la moto, io cadevo puntualmente ogni mattina davanti a loro. Sempre. Quindi boh, quello non mi segnerà vita. A casa di una mia amica. E questa mia amica aveva tipo la piscina, no? Non era proprio casa sua, era casa di sua zia. Ok, però lei ha detto, cioè, io sto sempre qua, quindi vieni quando vuoi, eccetera, eccetera. E io ero andata a casa sua. Ad un certo io dovevo andare in bagno. E io faccio a questa mia amica che si chiama Ari: Ari, ma dov'è il bagno? E mi fa, ma va, tranquilla, falla qua dietro, noi la facciamo sempre qua. Infatti io... ma non mi sembra proprio il caso, cioè c'è il bagno in casa, basta che mi indichi dov'è. Ah no no no, tranquilla tranquilla tranquilla. Vabbè, sai, il fatto che inizio a fare tranquillamente la mia pipì e ad una certa arriva la zia e quindi mi guarda tipo e fa, comunque il bagno era di là. E io vi giuro, raga, mi volevo sotterrare. Questo ce l'ho proprio qua perché è stato, penso, uno dei momenti più imbarazzanti di tutta la mia vita. Poi ascoltate sempre la vostra mente quando vi dice di andare in bagno nei posti giusti, perché